vita, salvatore del mondo! Presto, salite su questa barca! Grazie tante, figliolo, ci hai salvati! Sei il migliore, amico mio! Grazie infinite! Sei un eroe! Nobita, rispondi! Nobita, ci sei! Ti prego, dai, ritorna in te! Scusa, ma questo Chuski mostra davvero quello che accadrà nel futuro? Sì, è proprio come ti ho detto! Guarda, l'ho regolato per mostrare cosa succederà tra 10 ore! Quindi hai appena osservato quello che avverrà allo scoccare della mezzanotte! Dimmi, che cosa hai visto di bello? Beh, a dire la verità sembrava quasi la fine del mondo. Ah, che bello, capito. Quindi hai visto la fine del mondo? Me lo dici così come se niente fosse? Avanti, raccontami tutto. C'era una forte pioggia torrenziale, come se un oceano intero ci stesse piovendo sulla testa. E in un attimo il livello dell'acqua è salito e tutto, cose e persone sono state completamente sommerse. Un'inondazione, quindi? Al solo pensiero mi vengono ancora i brividi, ma tanto quello che ho visto non può succedere, vero Doraemon? No, gli occhi del futuro non mentono mai! Quello che hai appena visto accadrà di sicuro! Ah, non può essere! Non c'è tempo da perdere, avvertiamo subito il centro meteo! Cosa, cielo sereno? No, vi sbagliate, pioverà e sarà una pioggia torrenziale! Presto, dovete informare basta, tutti! Basta, che sciocchezze! Non mi hanno creduto! La cosa non mi stupisce! Sì? Pronto, parlo con la televisione? Sì? E mettete subito un comunicato stampa, la fine del mondo è vicina! No, non è uno scherzo telefonico! Ma mi lasci in pace! Non mi crede nessuno! Ma che cosa pensavi? Purtroppo non possiamo fare niente! E va bene, ci rivolgeremo al segretario delle Nazioni Unite! Lascia stare, dai, non esistere, è tanto impossibile che ti permettano di parlare con lui! Avvertiamo almeno i nostri amici! La fine del mondo! Davvero? Ehi, Gian, hai sentito? È impossibile che il mondo finisca. Secondo me siete fuori di testa. Sì, sono d'accordo con Gian. Io, se fossi in voi, andrei a rifugiarmi su qualche altura prima di mezzanotte. Ma il cielo è sereno. Le piogge torrenziali sono solo nella sua testa. Caspita, quanto siete testardi. In effetti i miei amici non hanno tutti torti. Anche a me sembra strano che il mondo finisca. Deve pure esserci una spiegazione. Magari il tuo Chuski potrebbe essere rotto. Ora non sono più sicuro di niente. Ah, eccovi di ritorno. Vi stavo proprio aspettando per dirvi che sto uscendo e non tornerò prima di sera. Quindi per favore tenete d'occhio la casa. Allora ci vediamo più tardi. Sì, d'accordo, ciao mamma. Dispositivo funzionante. Significa che... Facciamo così, proviamo a mettere un minuto avanti e vediamo che cosa succede. E insomma, Nobita! Che cosa hai visto? No, secondo me questo Chuski non funziona. Ho appena visto la faccia della mamma. Chi? Tua mamma? Ha detto che sarebbe tornata prima di sera. Quindi mi sembra evidente che questo Chuski è rotto. Dove stai andando? Visto? Cosa ti avevo detto? Quegli occhi del futuro non funzionano. Meno male, ora vado a fare un bel pisolino. E insomma, Nobita! Guarda che cosa ho appena trovato nella borsa! È opera tua, non è vero? Aiuto! Oh no, ci saranno piogge torrenziali e inondazioni! Che cosa facciamo? Ma si può sapere di che cosa stanno parlando quei due? È terribile, aiuto! Dobbiamo andare! Costruiremo una barca! Sega circolare automatica! Martello automatico! Ecco qua le assi di legno che ci servono. Tieni. Ehi, davvero siete così sciocchi da credere che il mondo stia per finire? C'è anche Shizuka. Quante risate che ci fate fare! Avanti, non dirmi che credi anche tu a questa storia della fine del mondo! Beh, ecco... Sta tranquilla, Shizuka, ci penserò io a salvarti! Allora in bocca al lupo! Ciao, ciao!
Non ti preoccupare, anche Noè veniva deriso ai suoi tempi. Chi sarebbe questo Noè? Possibile che tu non lo sappia, la sua è una storia estremamente famosa. Si racconta che moltissimi anni fa Dio mandò un'enorme inondazione per distruggere il mondo. Noè fu l'unico a credere alla profezia divina e costruì un'arca. Lui e la sua famiglia furono i soli a sopravvivere al disastro. Che bella! Ce l'abbiamo fatta! Siamo stati proprio bravi! Allora potremo salvarci! Non è ancora il momento di esultare! Prima dobbiamo procurarci il cibo! Forza, ora andiamo! Che cosa state combinando? Non ci fermeremo davanti a un rimprovero! Esatto, non questa volta! Fermi, dove siete? Coraggio, calmatevi adesso! Pensate davvero che possa piovere così tanto da inondare la terra? Sì, papà, è così. Ci sarà veramente un'inondazione in tutto il mondo. Lo abbiamo visto con questi occhi del futuro. Dico sul serio. Con questo ciuschi si può osservare il futuro. Io ho visto che a mezzanotte il nostro mondo finirà per sempre. Ve lo chiedo per favore, salite sulla barca che abbiamo costruito. Volete smetterla con queste sciocchezze? State esagerando ora. Mancano solo 4 ore e 40 minuti all'inondazione. E nessuno crede a ciò che diciamo. Vedrai che poi ci crederanno. Godiamoci questo panorama per l'ultima volta. A guardare il cielo, però, sembra che al massimo possano cadere le stelle, non la pioggia. Ehi! Ciao, ragazzi! Ciao, Gian, Suneo! Siete qui per salire sulla barca? Allora sentiamo, quando sarebbe la fine del mondo? Pensate davvero che quella barca possa salvarvi? Ehi, ma e noi che cosa faremo? Annegheremo di sicuro? Oh no, io non voglio annegare, mamma! Per fortuna ci penseranno loro a salvarci. Hai ragione, Gian, guarda! Aiuto, sto affogando! Annego! Aiuto! Hai visto? Sono venuti soltanto per prenderci in giro. Affogherete nelle vostre stesse lacrime, avete capito? Allora, che cosa state facendo voi due là sopra? È inutile che glielo spieghi, tanto non mi crederebbe. Allora, Nobita, dimmi che ore sono. Ehi, rispondi. Puoi dirmi che ore sono? Certo, sono le 11:10. Manca poco ormai. Sta iniziando a venirmi sonno. No, devo rimanere sveglio. Tocca a me. E se alla fine non piovesse, eh? Non ti arrenderai proprio adesso! L'hai visto o no che ci sarebbe stata una tremenda inondazione? E allora? Sì, certo, è come se l'ho visto con i miei stessi occhi! Quando hai sonno diventi proprio intrattabile. È meglio che vada a riposare, avremo molto da fare più tardi. Oh no, dimmi che non è vero! Sta cominciando una vita! Questa sembra davvero la fine del mondo! È esattamente come l'avevo vista io! Aiuto! Mamma, papà! Nobita, salvaci! Tranquilli, ci penso io! Prendete! Ecco qua! Nobita, sei stato davvero in gamba! Grazie, tesoro, sono molto fiera di te! Scusami se prima ti ho preso in giro! Bravo, Nobita, sei il migliore! Complimenti, Nobita!
anch'io devo scusarmi con te. Ma no, non ce n'è bisogno. Sei una persona davvero straordinaria. Nobita, svegliati, mi senti? Ehi, Nobita, sveglia! Aiuto, l'inondazione! Ma di quale inondazione stai parlando? Non è scesa neanche una goccia di pioggia. Non capisco, com'è possibile? Adesso ho capito cosa hai visto con il mio ciuschi. Sì, ho visto il sogno che avrei fatto. Lo sapevo. Che vergogna.